È andato a Marco Giampaolo il Timone d'Oro 2019, il riconoscimento che ogni anno viene assegnato dall'Associazione Italiana Allenatori di Arezzo. Nessuna domanda sul suo futuro e quindi sul suo imminente approdo al Milan. Questa la visione anche del calcio attuale italiano dell'ormai ex allenatore della Sampdoria. La nazionale Under 21 rispetto a diversi anni fa oggi è composta da calciatori che giocano con una buona continuità nei club, nei rispettivi club. Segno anche che da questo punto di vista le società hanno investito di più sulle capacità dei giovani, mentre prima trovarne 11 che giocassero con una buona continuità era difficile, e oggi sei più competitivo, e la partita di ieri sera lo ha dimostrato contro una squadra molto forte. Per quanto mi riguarda, io credo che bisogna mettere a frutto le esperienze. Le esperienze sono positive, negative, ci sono delle difficoltà lungo il percorso, si creano luoghi comuni che alcune volte ti vengono affibbiati, ma io credo che non bisogna mai perdere di vista chi sei, quelle che sono le tue caratteristiche, e comunque su quelle migliorarsi, lavorare, aggiornarsi. Non si finisce mai di imparare, dico io. Le esperienze migliori, più formative, sono quelle sul campo, quando hai la possibilità di lavorare con una buona continuità e confrontarti con gli altri, inevitabilmente aggiungi un qualcosa in più rispetto all'anno precedente. Maurizio credo sia uno dei migliori insegnanti di calcio, non solo italiano, ma a livello europeo, uno studioso, si è fatto da solo, con tanto di sacrificio, ma è uno che studia, è uno che ricerca, è uno che non si è fermato mai, è uno che ha dedicato praticamente la sua vita e dedica la sua vita al calcio, alla ricerca delle innovazioni. Grande stima da parte mia, e tutto quello che oggi raccoglie lui se l'è meritato veramente. Io credo che l'estero arricchisca il calcio in generale, se visto a 360 gradi arricchisce. Parliamo di due top allenatori che erano top quando hanno allenato in Italia, hanno fatto bene all'estero e ritornano con esperienze che ne rimarcano lo spessore. Poi aprirsi al calcio è senz'altro positivo, il confronto è positivo, la possibilità di verificare le idee altrui, anche in quale direzione vanno, la interazione tra le idee porta sicuramente a un arricchimento. Nella fattispecie parliamo di due allenatori che lo hanno dimostrato in maniera tangibile.